treno locale Gorizia da Bergamo per Milano Porta Garibaldi è in arrivo sul secondo binario. Sindacalista della FLM di Sesto San Giovanni. Prima di diventare sindacalista lavoravo alla FAI. Sono entrato in fabbrica nel 1966. Il primo giorno coincideva con il primo marzo, sciopero generale della categoria per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Fare attività sindacale nel 1969, quando forse per la prima volta nel movimento sindacale ci sentivamo tutti coinvolti nelle decisioni delle rivendicazioni e potevamo misurare la nostra forza in modi di lottare e di discutere di cui nessuno si sentiva escluso. Del sindacato, il gruppo omogeneo, le assemblee di reparto, l'assemblea generale, il consiglio di fabbrica hanno cambiato anche il nostro modo di stare insieme nella fabbrica. Nel 1972 sono stato eletto per la prima volta delegato del mio gruppo omogeneo. La piattaforma del rinnovo del contratto nazionale di lavoro veniva sottoposta alla consultazione di tutti i lavoratori, anche quelli non iscritti al sindacato attraverso le assemblee. Con il rafforzamento dell'unità di lotta e con l'avanzamento del processo unitario ci sentivamo più forti e capaci anche di proposte di politica economica, oltre che difendere i diritti dei lavoratori. La risposta del padronato è stata dura. Prima la strategia della tensione, poi il blocco degli investimenti con la ristrutturazione dei posti di lavoro e la riduzione, il ricorso indiscriminato alla cassa integrazione, la chiusura di intere fabbriche e il tentativo di smantellare l'organizzazione sindacale all'interno delle fabbriche.
ottobre 1975. In tutte le aziende del settore metalmeccanico, organizzate sindacalmente, si svolgono le assemblee di consultazione sulla piattaforma rivendicativa da presentare alle organizzazioni padronali pubbliche e private per il rinnovo del contratto di lavoro. Il paese attraversa una profonda crisi economica che dal 1969 si aggrava senza interruzione. Il movimento operaio indica le cause della crisi, che con la crisi del dollaro e quella del petrolio ha assunto dimensioni mondiali, nel ruolo che il nostro paese ha nella divisione internazionale del lavoro: produrre ed esportare prodotti di consumo a bassa tecnologia e alto apporto di manodopera. L'esempio sotto gli occhi di tutti è l'Innocenti. Ai ricatti e allo scarico di responsabilità, i metalmeccanici rispondono con una piattaforma che, oltre a riaffermare le rivendicazioni di carattere salariale e normativo, rivendica ai lavoratori il diritto di controllare gli investimenti, le modifiche tecnologiche agli impianti, il decentramento produttivo fino al lavoro a domicilio, le condizioni dei lavoratori in appalto nelle aziende, la mobilità dei lavoratori, i livelli di occupazione. L'obiettivo è quello di creare le condizioni per lo sviluppo della strategia sindacale tendente ad una più stretta unificazione del movimento dei lavoratori che la crisi e le sue conseguenze dividono. La difesa dell'occupazione e il suo allargamento, l'unità tra occupati, disoccupati e lavoratori precari, nell'unità tra i lavoratori del nord e del sud, sono indicati come elementi indispensabili per fare avanzare una politica di riforme e ottenere un sostanziale mutamento dei meccanismi di sviluppo, avanzando verso nuovi equilibri sociali e il rafforzamento della democrazia. E cioè quel discorso che noi stiamo denunciando sulla cassa integrazione, sui licenziamenti, sulle situazioni precarie che evidenziano anche la Ercole Marelli, una situazione di un certo tipo. Ecco di qui allora il discorso che si lega anche alla piattaforma di Rinti. Il padronato e un nutrito gruppo di ministri, da Moro a Donat Cattin, sostenuti dalla stampa, radio e televisione, attribuiscono con falsa miopia ai lavoratori le responsabilità della crisi. Si parla di assenteismo, di eccessivo peso contrattuale, di conflittualità che avvelena il sano clima di collaborazione di un tempo, e si rinfaccia ripetutamente ai lavoratori di avere provocato l'inflazione con la conquista dell'aggancio tra contingenza e salario. Si tace sulla caduta degli investimenti, non si parla dei 30.000 miliardi trafugati all'estero negli ultimi anni e dei 9.000 miliardi di tasse non pagate ogni anno dai redditi non controllati. Il movimento del 69 non basta più. Questo però secondo me va chiarito bene, cioè non basta più nel senso che il movimento spontaneamente non è in grado di tirare fuori delle proposte risolutive per i problemi che abbiamo e che non sono più i problemi del 69, ma sono dei problemi molto più grossi e molto più gravi, non solo perché c'è la crisi, ma anche perché noi siamo più forti. Però questo non deve mai far dimenticare che il movimento resta comunque l'unica carta che è il sindacato, non ce ne sono altre, non c'è un'alternativa rispetto al movimento dei lavoratori. Quindi bisogna qualificare e dirigere il movimento ad un livello di coscienza e di partecipazione superiore certamente a quello del 69, anche forzando a volte nei confronti dei livelli di coscienza che ci sono nelle fabbriche tra i lavoratori. Sul governo va detto, ed è chiaro, e Crippa l'ha accennato, che noi non siamo il sindacato delle crisi di governo, che non siamo i propositori di una nuova compagine governativa o di una vecchia compagine governativa rimessa in piedi, però non possiamo accettare sempre il ricatto del governo. Cioè l'unica nostra preoccupazione non è salvare il governo, la nostra preoccupazione sono alcuni bisogni prioritari dei lavoratori che noi portiamo avanti e su questo non accettiamo nessun ricatto. Il caso Innocenti è emblematico di questa strategia più generale, per cui il motivo che si richiamava da parte di alcuni interventi della nostra partecipazione domani a questa manifestazione, la risposta che noi siamo in grado di dare domani è emblematico, ma direi che è il segno anche dell'atteggiamento che dovremo mantenere durante la lotta contrattuale e su cui anche domani certamente i padroni ci misureranno. Lavoratori, buon
questa mattina partecipiamo tutti alla grande manifestazione che faremo a Milano in segno di solidarietà con i lavoratori dell'Innocenti, come noi colpiti dalla cassa integrazione e più di noi direi con il pericolo del licenziamento in massa. Compagni, esprimiamo la nostra solidarietà di classe, perché la lotta dei lavoratori degli innocenti è la nostra lotta. Sì, perché oggi chi fa sempre schivi. Qui del primo. Lavoratori della Innocenti, insieme a numerose delegazioni delle zone. Ha la parola in questo momento il segretario generale Lucio De Carlini. Compagni e compagni, con questa vostra grande e splendida manifestazione, voi dite innanzitutto una cosa: non si piega né alla Innocenti né in qualsiasi altra fabbrica la classe operaia con le minacce. Abbiamo piena consapevolezza della nostra forza, dei nostri diritti e della validità delle nostre proposte di politica economica. Ecco perché diciamo: i lavoratori dell'Innocenti, della Faena, di altre decine di fabbriche milanesi non sono oggetti da buttare, oggetti da buttar via da parte di un padrone multinazionale quando non servono più. Se oggi a Mr. Plant non bastano 300.000 metalmeccanici in lotta, domani sarà il milione di lavoratori milanesi di tutte le categorie a dire no alle scelte di un avversario che non vuol capire, che vuole innestare processi selvaggi e sbagliati di ristrutturazione e di licenziamento. Ora la parola, Franco Bentivogli. Lavoratori tutti, la grande riuscita di questa manifestazione, di questo sciopero generale dei metalmeccanici milanesi, testimonia concretamente la rilevanza politica che il caso Innocenti ha assunto per l'insieme del movimento, ma testimonia anche la consapevolezza della situazione generale, della crisi che il Paese sta attraversando e dell'uso che di questa crisi padronato e governo intendono fare. Sono evidenti le mire del padronato che puntano a licenziare masse intere di lavoratori, ma puntano anche più sottilmente, più concretamente a licenziare assieme ai lavoratori il sindacato, questo sindacato.
Stato che fa politica e che dice no alla linea dello smantellamento. A nome degli studenti milanesi, ha la parola la studentessa Patrizia. Io sono la studentessa professionale e parlo a nome di tutti gli studenti milanesi di Sciacquaro. Lavoratori, studenti milanesi, questa è la seconda volta che uno studente interviene a un comizio nell'ambito di una manifestazione sindacale. La prima, voglio ricordarlo, avvenne lo scorso aprile, dopo 1000 assassini di Campio Galanni e Cianino Studenti, al termine di un'imponente manifestazione operaia antifascista. Allora uno studente, Felice per il turismo, Campio Galanni, intervenne per sottolineare, tra l'altro, il ruolo che il movimento degli studenti milanesi aveva assunto in questo trentennale della resistenza. Sul terreno economico la crisi sta provocando guasti profondi. Nel 75 la produzione industriale diminuirà di oltre il 12%, gli investimenti in attrezzature del 20%, il reddito nazionale dovrebbe scendere tra il 3 e il 4%. Alla riduzione. Qualche giorno dopo la manifestazione degli innocenti si è tenuta a Milano la conferenza nazionale dei delegati della FLM per definire la piattaforma contrattuale da inviare alla controparte. Sostanziale equilibrio di bilancio dei pagamenti. L'occupazione complessiva quest'anno dovrebbe diminuire di oltre il 3% per effetto del turnover e per i licenziamenti limitati prevalentemente nelle imprese minori. Ci sono stati 3 giorni di dibattito, anche acceso al nostro interno, per definire questa piattaforma. L'ultimo giorno si è votato punto per punto di questa piattaforma. Abbiamo calcolato che il reddito disponibile dei lavoratori. Non c'era una lotta da lanciare. Infatti, tra chi era impegnato a difendere il posto di lavoro contro i licenziamenti, la chiusura delle fabbriche, e chi impegnato a concludere o a far rispettare accordi aziendali, già tutti eravamo in lotta. Ciò spiega più realisticamente di quanto non faccia il governo la caduta di domanda interna e del volume di produzione, mentre pone in termini urgenti il problema del recupero del potere d'acquisto dei salari. Cosa viene questo? 2,5. E allora me ne dà un altro? Se ce l'hai in un'altra finta, ma 50, lì. Ma dire più che no, sono... Ma dire... Ma io lo volevo... L'unità, creare l'unità tra le masse popolari e i lavoratori. Il contratto nazionale di lavoro, per gli investimenti, per l'occupazione, per la difesa e sviluppo del livello occupazionale all'interno del paese. Unico modo serio e concreto per uscire dalla crisi che avvolge il nostro paese. Cittadini, lavoratori, le lotte dei lavoratori hanno sempre rappresentato un momento di sviluppo democratico, civile, sociale del nostro paese. Partecipate alla manifestazione che i metalmeccanici stanno svolgendo all'interno del nostro quartiere. Una manifestazione che ha come obiettivo
Siamo sempre là, un nostro figlio non può, il figlio di un operaio, mi si è spiegato, andare in studio, andare in alto. El gris de luz es un nacer, ni me ricordi na capu. All'era una caveccia e per fissare gli servizi sì, ma in mezzo al fra. E me in dirige due su una su. Siderurgiche sono quelle che contano di più, la Falca, la Breda, occupano più spazio e lavoratori. In queste fabbriche, prima che il lavoro ti annoi, le condizioni ambientali, i fumi, il rumore, il calore, la polvere, ti distruggono il fisico. Prima del 69, per lo svolgimento di lavorazioni nocive e rischiose, le aziende contrabbandavano la salute con una manciata di quattrini. Quando abbiamo cominciato a mettere in discussione la monetizzazione della salute, chiedendo più pause e più organici, è anche cominciato il contrattacco padronale. Uno di questi aspetti è l'entrata in fabbrica delle imprese di appalto per svolgere determinate mansioni, determinate lavorazioni. Come esempio abbiamo quanto è successo alla FAI, dove prima il rifacimento dei forni lo svolgevano i lavoratori stessi dell'azienda. Oggi vi è un'impresa, cosiddetta specializzata, che svolge questa mansione e questa lavorazione in tutte le fabbriche siderurgiche della zona. Ma la vera specializzazione di questa impresa è che i lavoratori vengono sballottati da un'acciaieria all'altra. Entrano nei forni ancora molto caldi, con ritmi di lavoro, orario e condizioni di lavoro veramente massacranti. Il fatto è che con questi lavoratori non siamo ancora riusciti ad iniziare un dialogo, non sono riusciti nemmeno a realizzarlo fra di loro. Da una pubblicazione di pubbliche relazioni di un'azienda siderurgica sestese. Nel passato l'uomo dell'acciaio aveva un cliché quasi patetico. La vita di uno stabilimento siderurgico rappresentava sempre un'avventura. Oggi, con l'avvento dell'automazione, tale avventura si è trasformata in lotta, frutto di studi e di piani di lavoro precisi. Nei tempi di lavorazione vengono calcolati elettronicamente i secondi. Le grigie tute dell'operaio si confondono con i camici bianchi dei tecnici e dei ricercatori. Sempre dalla stessa pubblicazione. Al momento dell'assunzione il servizio sanitario aveva attentamente esaminato le sue condizioni fisiche,
per gli sbalzi di temperatura, per la ciclica esposizione a temperature elevate, per la rumorosità, per lo sforzo fisico, questo è un lavoro pesante che richiede buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, assenza di menomazioni negli organi del senso, integrità dell'apparato cardiocircolatorio e polmonare, buona funzionalità dell'apparato digerente, sistema scheletrico indenne, masse muscolari toniche e trofiche. Ma oltre a questo c'è una selezione naturale. Difficilmente un operaio che per qualsiasi motivo non sia in condizione di sopportare il lavoro in laminatoio resiste più di 15 giorni. La rumorosità qui è constatata, io non so l'indice di rumorosità, però sappiamo che ci sono molti lavoratori che hanno dei disturbi all'udito per la benedetta rumorosità. Noi in diverse occasioni abbiamo chiesto investimenti per l'eliminazione di questi problemi e la quale ci hanno detto è molto costoso e di conseguenza non si può affrontare i problemi. Il problema delle pause, noi abbiamo fatto diverse rivendicazioni per dare possibilità ai lavoratori di non essere condizionati 8 ore su 8 ore a un certo tipo di lavoro che esiste. Rumorosità, fumi, sforzi fisici, eccetera. Allora, la rivendicazione di personale vale e va nel senso che vogliamo che i lavoratori acquisiscano delle pause per essere allontanati in via temporanea, di momentaneamente, qualche quarti d'ora, proprio per disintossicare da certi tipi di ambienti di lavoro che noi abbiamo qua. Cioè constatata da parte nostra l'esigenza di allontanare per qualche minuto i lavoratori da certi ambienti di lavoro attraverso l'azione sindacale e attraverso la mobilitazione dei lavoratori, abbiamo acquisito qualche lavoratore di più che consentisse ai lavoratori di sfruttare le pause. Se non ci fosse la responsabilità e dell'organizzazione sindacale che i lavoratori si sono dati, e la presenza del delegato e la presenza del sindacato, ogni qualvolta, ogni giorno ci sono posizioni della direzione di portarci via queste pause e di conseguenza giornalmente per tutti i giorni dell'anno siamo mobilitati a far sì che quelle conquiste attraverso le lotte sindacali e attraverso certi diritti che noi abbiamo acquisito cerchiamo di tenerle perché sono indispensabili, come dicevo prima, per certi tipi di ambienti di lavoro e certi sforzi fisici che ci sono. Il giorno 5/8/1975 è stato risolto il rapporto di lavoro intercorrente tra lei e la nostra società. In relazione a tanto, la invitiamo, a norma dell'articolo 2 del contratto di locazione con lei stipulato, in data 3 settembre 1956, a lasciare libero di sé e di ogni sua cosa. L'appartamento di nostra proprietà. Vi informiamo che trascorso detto termine di tempo, senza che le abbia provveduto in conformità a quanto richiestole, daremo corso alla tutela dei nostri interessi a termine di legge. La lettera degli anziani, scritto ai soci dell'Albo d'Onore, Panettone Tre Maria e Sfratto. Questa montagnetta è della Falk, come tutto il villaggio.
è venuta su con i detriti e le scorie dei forni. Oggi i lavoratori della FAIC, che riescono ad andare in pensione e se non vengono sfrattati, vengono qui e qualcuno cerca un pezzetto di terreno per farci l'orticello. Il Lambro, che dovrebbe essere un fiume, è invece la fogna delle industrie. Perché la legge l'era e dai via. Pensarci bene, chissà, sa che fine fa. Chi me compagni valor, fece pa'l mondo. Come sindaco, per la seconda volta di questa città di lavoratori, posso parlare sull'esperienza relativamente alle piaghe più gravi che travagliano la vita del comune e direi di tutti i comuni italiani, così come posso sottolineare alcuni importanti fattori di crescita delle comunità locali. Le difficoltà maggiori sono quelle del campo dei rapporti tra comune e Stato. Lo Stato è sempre stato avaro di concessioni autonomistiche nei confronti dei poteri locali e sembra esserlo particolarmente in questi ultimi tempi, con la riforma della finanza locale ha ridotto ulteriormente il livello di autonomia dei comuni. Con le ultime misure che si riferiscono ai tagli profondi dei bilanci, l'attività municipale in un momento di crisi particolare, acuta come questa, è destinata a fare da volano allo sviluppo dell'occupazione e dell'intera attività della comunità, compresa quella culturale. È chiaro che se noi riuscissimo a mettere in funzione i cantieri che riguardano l'edilizia popolare, gli asili nido, le scuole materne, le infrastrutture dei trasporti, eccetera, favoriremmo lo sviluppo dell'occupazione che oggi ristagna, come tutti sanno. Sesto San Giovanni è una città tipicamente operaia, ha avuto uno sviluppo in questo senso, soprattutto nel primo dopoguerra e successivamente negli anni 20-30 e anche nel secondo dopoguerra. Nella nostra città ci sono circa 1000 aziende, tra grandi, piccole e medie, con circa 50.000 posti di lavoro. Ecco quindi la natura di questa città che si è sviluppata attraverso questi grandi avvenimenti storici. Ci sono anche aspetti negativi che discendono dalla presenza di questi colossi industriali, Falck, Breda, Ercole Marelli, Magneti Marelli. Aspetti negativi sono quelli di una politica che le aziende hanno fatto, soprattutto negli anni 60, quando
hanno con i loro programmi richiamate masse di cittadini provenienti dalle regioni depresse, senza garantire loro, insieme a un posto di lavoro duraturo, anche le condizioni per vivere, cioè alloggi, servizi, eccetera. L'inquinamento, il saccheggio delle risorse naturali, dell'acqua per esempio. Abbiamo impiegato 5 anni di lotte dure nei confronti dei colossi industriali presenti nella nostra città per imporre loro l'adozione di misure anti-inquinanti. Devo dire che noi non abbiamo mai notato una differenza nei comportamenti tra la politica delle aziende a partecipazione statale e quelle private. E mi rammarico di questo perché noi abbiamo sempre pensato e abbiamo sempre sollecitato dalle aziende finanziate con denaro pubblico un comportamento diverso, più democratico, meno conservatore, più aperto alle conquiste del mondo del lavoro. Ma abbiamo sempre trovato la stessa linea di resistenza caparbia che abbiamo incontrato in quelle private. Questo è un problema di politica generale, perché credo che questo tipo di rapporto non si risolva qui, ma si risolva a livello nazionale, quando sarà possibile imporre alle aziende a partecipazione statale una linea di condotta che non sia acquiescente nei confronti della Confindustria o che non sia allineata sulle posizioni del grande capitalismo privato. A Sesto San Giovanni, come in ogni altro centro ad alta concentrazione industriale, l'attrazione di manodopera a bassa qualificazione dalle campagne meridionali, sovrabbondante rispetto ai reali bisogni dell'industria, crea un mercato del lavoro a basso costo su cui si innestano con facilità la speculazione edilizia prima e il decentramento produttivo poi. Nei comuni confinanti di Colonio Monzese e di Cinisello Balsamo, i due fenomeni diventano macroscopici. Soprattutto a Cologno e in misura diversa a Cinisello, gli immigrati erano reclutati spesso attraverso vere e proprie organizzazioni della malavita e impiegati in cantieri edili, il più delle volte abusivi. Attenuatosi con la crisi il fenomeno della speculazione edilizia, lo stesso mercato del lavoro è diventato facile preda di un decentramento produttivo cresciuto a dismisura dal 1969 in poi. Aziende semiclandestine, che vivono sulle commesse delle grandi industrie, si servono di una manodopera a volte anche specializzata, resa disponibile sul mercato dal continuo ricorso alla cassa integrazione da parte delle stesse grandi industrie, le lavorazioni più nocive che la classe operaia organizzata vuole contrattare con pause e allargamento degli organici, vengono trasferite in queste aziende dove il sindacato spesso non riesce a organizzarsi. È su questo terreno che le grandi aziende reclutano la manodopera per appaltare le lavorazioni nocive non trasferibili all'esterno delle fabbriche o a praticare con la compiacenza di discrete organizzazioni la distribuzione del lavoro a domicilio. C'è mio marito che è in cassa integrazione, quello lì è un bel grosso problema. E allora da lì, cavoli, il lavoro lo cerchi sì e come, tutto quello che ti capita, perché poi mio marito lavora nelle ditte piccole. Sai come pagano quelli. Allora c'è una mia amica che abita un piano di sopra e che mi ha detto un giorno che se volevo trovare un lavoro facile a casa, insomma mi ha detto che c'era uno che ci portava il lavoro col pulmino a domicilio, no? E allora gli ho detto di sì, solo che è una fatica bestia perché lavoro 8 ore al giorno e io credevo di poter fare anche tutto, no? 2000 lire. È la casa che resta indietro in una maniera perché poi
Mio marito non è che ci piace tanto. Allora ho detto a questa mia amica che volevo parlare anch'io col padrone. E lei, figurati, mi ha detto che il padrone non lo conosce, non l'ha mai visto. E che conosceva solo quello del pulmino. E allora che anche quello lì del pulmino mi ha detto che se io volevo continuare così bene, se no il lavoro me lo poteva portare anche via. Una volta, un po' di giorni fa, sono venuti dei ragazzi che volevano fare una riunione. E che dovevamo organizzarci insieme, perché qui nel palazzo ci sono altre donne che fanno dei lavori come me. Ma la mia amica mi ha anche detto però che quello del pulmino, il disgraziato, aveva saputo e ci voleva ritirare il lavoro. Tutti i lavoratori metalmeccanici di Cologno Monzese scioperano oggi per 2 ore a sostegno della battaglia contrattuale contro la posizione negativa dell'associazione industriali alle nostre richieste. Invitiamo tutti i lavoratori metalmeccanici a scioperare dalle ore 15 alle ore 17. Allora, uscirete alle ore 15:30, però vi aspettiamo tutti davanti alla trappola. Sono state messe in atto delle provocazioni contro i lavoratori in lotta. Ci sono stati dei licenziamenti in questi giorni. Alla Ronchi è stato licenziato un lavoratore con motivi pretestuosi, alla Lucisani è stata licenziata una lavoratrice. È quindi urgente che noi tutti diamo una risposta manifestando davanti a queste aziende contro la repressione padronale per i nostri diritti. Dal 26 novembre, da quando cioè il Consiglio di Amministrazione della Innocenti ha deciso la liquidazione della società, sfuggendo definitivamente al confronto con le organizzazioni dei lavoratori, gli stabilimenti di Lambrate sono presidiati in permanenza e occupati dai lavoratori. La lotta si preannuncia dura e dall'esito incerto, nessuno lo nasconde. I lavoratori dell'Innocenti, in decine di assemblee nelle altre fabbriche, nelle scuole, nei quartieri, non si limitano a spiegare il loro caso e a chiedere solidarietà, ma chiedono il massimo di unità e di partecipazione per imporre a tutto il Paese una nuova politica di sviluppo economico. Mentre la lotta per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici si articola in scioperi e manifestazioni, i lavoratori milanesi di tutta l'industria sono chiamati allo sciopero generale a sostegno degli innocenti, diventata il simbolo della lotta per la difesa del posto di lavoro. Il 4 dicembre 1 milione di lavoratori scende in sciopero, e 5 cortei raggiungono Piazza del Duomo per chiedere garanzie al padronato e al governo non solo per la soluzione della vertenza Innocenti, ma per i 10.000 posti di lavoro in pericolo che riguardano i dipendenti di 30 nuove aziende chiuse o in via di chiusura e una ventina di aziende presidiate come la Faema, la Fargas e altre ancora. Nella sala mensa della fabbrica, diventata ormai un luogo di incontro per il quartiere, viene a celebrare una messa l'arcivescovo di Milano Colombo. È la prima volta che un alto prelato celebra la messa con ufficialità in una fabbrica occupata dai lavoratori. Gesti di questo genere negli anni 50 costavano ai preti operai sanzioni e scomuniche. Nella omelia dedicata a tutti i lavoratori con il posto di lavoro in pericolo, Colombo annuncia che la solidarietà della Curia si manifesterà anche con l'adesione di tutte le parrocchie della diocesi alla sottoscrizione che i sindacati hanno indetto per sostenere la lotta della Innocenti e di tutte le aziende minacciate di chiusura. A disposizione siamo noi che dobbiamo andare nei reparti a fare più controllo. E dopo c'è un'altra squadra che resta di scorta per dare il cambio quando si va a mangiare. Chiesto noi di fare questo treno qua, no? In genere noi portiamo i pendolari, no? È una cosa è portare la gente quando va a lavorare o quando torna da lavorare,
è una cosa invece è portare alla manifestazione di lotta, cioè praticamente ci sentiamo anche più, se vuoi, siamo anche più tesi, ecco, perché ci teniamo più di, ancora più delle altre volte, che vada bene, insomma. Abbiamo chiesto ai compagni degli innocenti che aprissero il corteo con lo striscione della loro fabbrica. Perché Napoli? Cosa fa la direzione con questa cassa integrazione? Il padronato e il governo strumentalizzavano il problema dell'occupazione per dividere il nord e il sud. Infatti dicevano: se dobbiamo salvare i posti al sud, dobbiamo tagliare al nord. Se dobbiamo aprire al nord, dobbiamo chiudere al sud. A Napoli si cambia! Il governo! Milano per questa manifestazione ha organizzato due treni. Quello con i lavoratori di Sesto doveva arrivare per primo, perché doveva fare il servizio d'ordine. Sul treno c'era un po' di tensione. Pensavamo che si era ripetuto troppe volte che quando sono aperti i contratti il governo va in crisi e noi facciamo una manifestazione nazionale, i sassi delle ferrovie diventano bombe. Siamo arrivati in ritardo e quindi non abbiamo fatto servizio d'ordine sotto il palco. Meglio così, siamo andati anche noi in manifestazione. Il 1972 e Reggio Calabria erano lontani. Le mani tese si sono chiuse a pugno. Eravamo disorientati, abituati ai nostri cortei ordinati. Qui ci passavano cortei da tutte le parti, cortei di lavoratori riusciti a arrivare in piazza. I disoccupati organizzati non siamo riusciti a vederli, erano in piazza. Però abbiamo visto che tutta Napoli partecipava alla manifestazione. Nord e sud erano uniti. La manifestazione di Napoli è una eloquente risposta al piano di salvataggio dell'economia nazionale escogitato dal zoppicante governo Moro. Una pioggia di miliardi da distribuire in modo indiscriminato, in particolare alle aziende che vogliono ricorrere alla cassa integrazione e ai licenziamenti,
e un rifinanziamento della famigerata Cassa del Mezzogiorno, il tutto senza garanzie di controllo dei finanziamenti da parte degli enti locali e dei lavoratori. Il governo Moro è caduto. Le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro non vanno avanti. E noi continuiamo a ricercare il consenso attorno alle nostre lotte, alle nostre richieste. Gli indirizzi delle masse popolari non vanno certo negli indirizzi dei lavoratori. Qualcuno può dire, ma allora il sindacato finora ha criticato e basta. Perché quello che propone il padronato non va bene, quello che dice il governo non va bene, le cose che stanno succedendo anche a livello internazionale non vanno bene. Vabbè, i lavoratori cosa propongono? Sono veramente i sindacati italiani, quei sindacati che vengono descritti sui giornali, che gli serve il casino per il casino, che gli serve il caos per il caos, tanto per organizzarli, per far sentire che ci sono anche loro, oppure sono organizzazioni sindacali che propongono delle cose. Vabbè, il movimento sindacale italiano dal 1969 ad oggi ha fatto una grossa scelta, che è stata quella di dire, va bene, noi siamo il sindacato dei lavoratori, la fabbrica è l'asse centrale dell'iniziativa del sindacato, però commetteremmo un gravissimo errore se pensiamo che oggi possiamo risolvere i problemi dei lavoratori solo all'interno della fabbrica e non ci poniamo i problemi di quanto succede all'esterno della fabbrica. Allora, a questo riguardo, il movimento sindacale ha fatto delle proposte e sta facendo delle proposte. Come intende uscire dalla crisi? Le prime due cose che il movimento sindacale propone per uscire dalla crisi è questo: che non si può pensare di uscire da una crisi del nostro paese basandoci sulla disoccupazione, sulla chiusura delle fabbriche, ma un modo serio per uscire dalla crisi è quello di utilizzare appieno tutte le capacità produttive che ci sono nel nostro paese e quindi la massima occupazione, utilizzare appieno le risorse che ci sono, incrementarle. Perché l'unico modo serio per uscire dalla crisi è che tutti gli italiani possano lavorare, ma non solo quelli che sono disoccupati. Forse questa esperienza non ha dato dei risultati buoni. Speravo di riuscire a stimolare un dibattito. Invece mi sono trovato a fare una lezione sulla strategia del sindacato. C'erano tante cose di cui si poteva parlare, come l'assenza di sbocchi professionali e il deterioramento della qualità della vita per i giovani in una società in crisi. Una mattina, dalla fine di gennaio, arrivavano all'Innocenti le lettere di licenziamento dei 3.500 lavoratori. Mr. Platt, approfittando dell'assenteismo del governo, si era deciso a dare il colpo di grazia. In due ore abbiamo preparato la manifestazione e dopo il turno di mensa, migliaia di lavoratori erano in piazza Milano a manifestare. Una rabbia così non la tiravamo fuori dal 1969. È difficile tenerla in corpo con tutto il senso di responsabilità di fronte a provocazioni così gravi. Thank you.
nel consiglio di fabbrica della Mossani. E riguardo licenziamenti, in poche parole, un bel giorno, alla sera verso le 5, c'è stata un'assemblea straordinaria e lì, senza nessun preavviso, senza niente detto, qua l'azienda per sopravvivere deve licenziare 14 persone. Tempo 15 giorni, bontà sua, della direzione, di trovarvi un posto. Se volete, questi 14 in certo valore si dovrebbero sacrificare per lasciare il posto agli altri. Subito, naturalmente è stato un colpo per noi, però subito con volantinaggio, andando per le parti, parlando anche con le autorità comunali, insomma andando per le vie di Cinisello, portando i nostri propri, far capire all'opinione pubblica che non si può così in poco tempo buttare in mezzo alla strada 14 persone senza neanche un motivo. Dopo naturalmente ci sono state varie riunioni all'API a Milano, ma però come accordi era quello lì. Prima si licenziamo, così dopo potremmo ricominciare con la ristrutturazione. Ma loro, in certo qual modo, la ristrutturazione volevano farla prima sui lavoratori, far pagare ai lavoratori quegli investimenti che avrebbero dovuto fare non adesso, ma almeno 15-20 anni fa. Infatti abbiamo delle macchine che hanno più di 20 anni, anche 30-40 anni. Tanto è vero che si sono capitati degli infortuni anche gravissimi, e qua siamo qua parecchi, tutti abbiamo qualche segno, è proprio per quelle macchine non cambiate al momento giusto, puntando più sul profitto che sulla maggior sicurezza dei macchinari. Quando loro hanno annunciato i 14 licenziamenti, senza neanche parlare di un inizio di cassa integrazione, noi alla fine abbiamo proposto il ritiro di licenziamenti e fare una cassa integrazione anche rotando. Addirittura c'erano delle richieste da parte, non da me, ma da parte da loro, antisindacali, addirittura volevano autoridursi lo stipendio, ciò che io non avrei accettato come rappresentante sindacale. Però tanto per far vedere la volontà da parte nostra, non abbiamo mai discusso sui modi della cassa integrazione, su niente, però loro erano fermi al punto di licenziare. E da lì non sarebbero ritornati indietro, naturalmente dimostrando la unità fra di noi, la capacità di lottare, quello che abbiamo imparato in questi anni, cosa vuol dire il sindacato. Ed è lì che vogliamo che anche le piccole industrie, le mini industrie, come ho già detto una volta, che vengono organizzate, che si organizzano, perché i padroni fanno e dicono come vogliono in quei posti lì, e non si deve permettere, perché è vero che non siamo gli innocenti, però sul piano umano siamo come i lavoratori degli innocenti. Abbiamo visto, abbiamo fatto un'assemblea aperta, ma le forze politiche intervenute sono state quelle di sinistra. Però certe altre forze che io ritengo democratiche non si sono fatte vedere nella ditta Mossari, forse perché, come ho già detto prima, è un'azienda di piccola dimensione, che secondo loro non ci sarebbe stata storia. Ebbene, se per loro non c'è storia, la faremo noi la storia nella Mossari, perché non solo ci batteremo fino all'ultimo, ma dimostreremo a tutti che anche in pochi a che punto si può arrivare. Per me non è stata un'esperienza nuova, che io da prima di passarsi la guerra sono sempre stata in questa posizione. Ho sempre lottato. Quando si combatteva contro tedeschi ho sempre avuto riunioni e robe varie, perciò non ho fatto nessunissimo impresa. È la prima volta che mi sono chiesto. Alla fine di febbraio c'è un fatto nuovo da discutere con i lavoratori nelle assemblee. L'Intersind è stata costretta ad accettare l'accordo sulla prima parte della piattaforma, riguardante l'informazione sugli investimenti, il decentramento produttivo e la mobilità.
subito la parola quindi al compagno Curto. Compagni, siamo ormai arrivati a una fetta direi abbastanza dura. Chiaramente la situazione economica oggi è diventata ancora più pesante. Un programma Moro che è partito con la svalutazione della lira. Una svalutazione della lira che consiste quindi a recuperare ancora i profitti alle grosse aziende e che continua ancora ad assorbire il potere d'acquisto del salario dei lavoratori. Entro subito in merito agli incontri avvenuti tra la FLM nazionale sia con l'Intersid sia con la Federmeccanica. Per quanto riguarda l'incontro con l'Intersid, abbiamo avuto finalmente, dopo aspre e dure lotte che il movimento oggi sta conducendo, una risposta positiva. Abbiamo rotto il muro, la pregiudiziale che si è padronato pubblico e privato poneva rispetto alla prima parte della piattaforma, quindi il primo obiettivo che abbiamo raggiunto con l'Intersid è abbastanza positivo, perché all'interno della fabbrica abbiamo oggi un reale controllo rispetto agli investimenti, rispetto all'indotto e al decentramento produttivo come era posto nella piattaforma, rispetto alla politica degli appalti all'interno delle grosse aziende, rispetto anche alla situazione del lavoro a domicilio e anche rispetto alla contrattazione della mobilità che il padronato ha sempre posto in senso inverso da secondo le scelte della politica del sindacato. Chiaramente qui abbiamo conquistato degli strumenti di potere operaio all'interno della fabbrica, di controllo, sia a livello aziendale e a livello provinciale. Le cose cambiano per quanto riguarda la trattativa che si è avuta con la Federmeccanica, il sindacato patronale in cui è collegata anche principalmente in prima persona la nostra azienda. La Federmeccanica ancora tiene duro rispetto alla prima parte della piattaforma che ormai abbiamo conquistato con l'Intersid, ponendo delle pregiudiziali in molto del preciso. Dietro le risposte del no ci sono anche delle richieste molto pericolose. La Federmeccanica oggi chiede una mobilità elastica, interaziendale, sia nella fabbrica che fuori dalla fabbrica, chiaramente con un disegno proprio di licenziare una gran massa di lavoratori, partendo già da un discorso della cassa integrazione come già l'ha posto il governo Moro. Una mobilità che chiaramente non è secondo le scelte di riconversione produttiva come la porta la FLM. La Federmeccanica rispetto al nord ha ancora delle richieste che sono il controllo sull'assenteismo all'interno della fabbrica, un'altra richiesta più pericolosa è quella dell'utilizzo pieno degli impianti all'interno della fabbrica, collegando il discorso dei salari rispetto alla produttività. Come categoria dei metalmeccanici noi abbiamo detto di no agli scaglionamenti. E voglio chiarire questo aspetto qua, perché può essere oggetto di interpretazione di non capire le cose come stanno. Noi abbiamo detto di no agli scaglionamenti perché riteniamo che l'aumento uguale per tutti sia uguale per tutti, mentre siamo anche disponibili a vedere gli scaglionamenti che abbiamo sempre fatto, anche nella logica contrattuale aziendale, noi abbiamo fatto delle scelte scaglionate. Ne dà la dimostrazione della perequazione delle paghe, ne dà la dimostrazione della parte normativa anche in campo nazionale, ultimo fatto che abbiamo fatto della contingenza, l'abbiamo scaglionato, però non possiamo accettare. Sono sicuri che domani si può entrare? Allora... Domani sì, perché niente, no. Oggi fino a stasera niente. Gioca domani e provate voi. Domani a sorpresa sarà da un'altra parte. Oggi non stai sparando. No, no. Dico, avevo pistola qui. Sì. Al tuo magazzino. Sì, va bene, va bene. Va bene. Guarda le bollette, fammi vedere le bollette. Le bollette non ce le ho. Hai lasciato giù tutto. Dove sei andato a scaricare? Sì. Al magazzino qui? Sì. E le bollette dove le hai lasciate? Ah, all'altra? Lì, all'altra, lì, al solito. Le bollette le lasciate male qua? No, le bollette ce le ho qui. Fammene vedere un momento. Io. Altro, altro, altro. È 4 mesi che ci ho incontrato. Va bene. Dopo le portinerie è una delle forme varie, no? Della fantasia, diciamo così, degli operai
i lavoratori per imporre al padrone una determinata, no, soluzione di una vertenza. Noi riteniamo che con il blocco si ostacoli la uscita dei prodotti no, aziendali, e crei del disagio al padrone, ma non solo, è anche un momento di mobilitazione dei lavoratori attorno alle forme di lotta, no, che devono avere appunto queste forme vivaci e varie, che mobilitano appunto per lotte sempre nuove, più dure, più avanzate, eccetera. Ecco, questa forma di lotta, questo ulteriore inasprimento della forma di lotta è giustificata da un fatto molto semplice, che la direzione aziendale, la direzione generale della FAL, si rifiuta categoricamente di entrare nel merito della vertenza quando altri padroni a livello sestese, per citare Marelli, Ercole Marelli, per citare la Magneti Marelli, per citare la Breda del gruppo EPI, hanno già fatto accordi in tal senso. Dovendo accogliere le nostre prerogative, cioè alcune prerogative della nostra piattaforma aziendale, incidentalmente mette anche a repentaglio la posizione della Federmeccanica in generale. A nome del Consiglio di Fabbrica della Edifoda. Prima di partire abbiamo avuto un mandato dagli operai dell'Edifoda. Loro ci hanno detto: andate alle docenti e dite a quei lavoratori e dai lavoratori milanesi che accanto a loro, tramite la nostra delegazione, ci sono le 2000 operaie dell'Edifoda. E accanto alla loro battaglia, con la loro battaglia per i stessi obiettivi, ci siamo anche noi. Per questo siamo venuti qui, con entusiasmo, con tanta volontà, continuare la battaglia. Forse delle donne patrimonio reale e culturale, e patrice dalla lunga tradizione di nostre contadine e bracciantini, che videro la loro vita al nostro conterraneo compagno di Vittorio. Che noi vogliamo continuare con la stessa tenacia e con lo stesso impegno. Viva la lotta dei lavoratori della innocenza, viva la lotta delle lavoratrici dell'Edifoda, viva la lotta di tutti i lavoratori che dipendono dal suo lavoro. Parlo a nome delle casalinghe di Lambrate, delle migliaia di donne che in questo quartiere hanno vissuto quotidianamente la vostra lotta e sono sempre state dalla vostra parte. Sappiamo bene che cosa significa la cassa integrazione, la minaccia di licenziamento, la perdita del posto di lavoro, e dobbiamo garantire tutto facendo i salti mortali con il bilancio familiare che è rimasto sempre lo stesso mentre il costo della vita sale continuamente. Siamo quegli angeli del popolare che gratuitamente dobbiamo sostituire i servizi che voi lavoratori pagate largamente e che la società non organizza. Molte di noi sono state espulse dalla produzione, siamo impegnate nel lavoro a domicilio, che spesso ci rompe la schiena e ci rovina la vista, un lavoro che ci rende ben poco. Thank you.
Della Magneti, siamo metà, al circa siamo un 4.600, metà uomini e metà donne, però le donne sono relegate ai posti più brutti, alle catene di montaggio, e quindi la donna è relegata a un ruolo subalterno all'uomo, l'uomo non ha la catena, quindi la donna prima era sfruttata, ma sfruttata molto di più, adesso sta prendendo coscienza nell'interno della fabbrica e sta anche lei combattendo assieme all'uomo per migliorare le sue condizioni di lavoro. Allora, il mio lavoro cosa comporta? Che faccio un lavoro che non mi piace assolutamente. Innanzitutto perché non è di nessuna qualificazione, perché se io devo iniziare alle 2 a montare una vite, termino alle 10 e monto ancora la stessa vite. Magari ne devo montare 2000 in una giornata. E questo si ripete per dei mesi, per degli anni, sempre la stessa cosa. Un'inchiesta alla Magneti, no? Sulla condizione della donna in fabbrica, e ne è uscito che c'è il 70% delle donne che lavorano alla catena di montaggio che hanno l'artrosi, malattie nervose, malattie del sistema nervoso, deperimenti ed esaurimenti. L'accordo che abbiamo appena concluso verso Natale è stato firmato, prevedeva che venivano assunti 100 operai alla Magneti Marelli. Però di questi 100 operai era solamente manodopera maschile, femminile era esclusa. È sempre vista la donna operaia in funzione alla catena di montaggio, perché delle iniziative nuove per inserire la donna in fabbrica in un modo diverso, non sempre così ripetitivo, non è ancora stato, non se ne parla, ecco, non ce n'è. E poi anche perché il padrone non dà delle iniziative, perché si potrebbe anche sviluppare dei lavori non solo alla catena di montaggio ma in un modo diverso, ma mettendo appunto dei tappeti piccoli dove il lavoro la donna lo inizia e lo porta alla fine, e poi la donna non viene assunta perché si è sposata, ha i figli, allora rischia di rimanere a casa più malattia dell'uomo, e poi appunto perché la ditta, non facendosi carico dei problemi sociali di dare l'asilo nido per i bambini, oppure di farle fare anche l'orario di lavoro, perché alla Magneti le donne ce n'è a stragrande maggioranza che fanno i turni, e questo non è compatibile con chi ha i bambini. E pertanto tutte queste cose influiscono appunto nell'inserimento della donna in fabbrica. Marzo 76, sciopero a Milano.
Per la prima volta, dopo tanti anni, l'8 marzo è stata una giornata di lotta. Non soltanto assemblee nelle fabbriche, non soltanto mimose distribuite per ricordare l'eccidio delle lavoratrici americane. Quest'anno a Milano e in altre città italiane siamo andate in piazza, lavoratrici, studentesse, casalinghe, a gridare e a lottare contro l'oppressione e lo sfruttamento, per l'occupazione, per un aborto libero per non morire, per una diversa divisione del lavoro nella famiglia e nella fabbrica, per essere protagoniste nella storia, per cambiare il mondo e la nostra vita. Erano molti anni dalla lotta per la tutela della maternità, per la parità salariale, che il sindacato non organizzava lotte specifiche sulla condizione femminile. Quest'anno l'aggravarsi della crisi economica, l'attacco all'occupazione che colpisce particolarmente noi, la crescita del movimento delle donne, la capacità di individuare bisogni ed obiettivi che sono portatori di una grande rivoluzione culturale, trasformando profondamente i rapporti tra le persone, hanno reso possibile questa manifestazione. A Roma, nella sala dei congressi della Confindustria, si riuniscono più di 1000 imprenditori aderenti alla Federmeccanica con lo scopo di elaborare una loro piattaforma rivendicativa da sottoporre alla Federazione Lavoratori Metalmeccanici. Mandelli e la Presidenza dirige l'irrequieta assemblea divisa in falchi e colombe. I primi non vogliono concedere nulla alle richieste dei lavoratori. Tra i secondi più arrendevoli c'è chi propone addirittura di sbarazzarsi del sindacato concedendo ai lavoratori un aumento di 50.000 lire e bloccando le altre richieste contrattuali. A Mandelli non resta che invitare i presenti a leggere almeno il giornale e imparare a fare politica. Tra i presenti c'è Gianni Agnelli, l'avvocato. Elegantissimo, l'avvocato non prende la parola ma fa diffondere un comunicato da filo scritto. Il comunicato sottolinea che ancora una volta gli imprenditori privati sono minacciati dalle vendicazioni che rendono ingovernabili le aziende e li privano del loro importante ruolo sociale e economico. Sullo scottante tema del salario, l'avvocato si dichiara concorde con l'eterno ministro del Tesoro Colombo, assente in questo momento ma presente, come si dice, in spirito, riprendendo la sua dichiarazione sull'accordo dei chimici che attribuisce ai miglioramenti salariali e normativi le cause della svalutazione e dell'inflazione. No, il dottor Camillo Crociani non è qui. E delle partecipazioni statali, non del settore privato. No, Crociani non ci risulta che sia tra i presenti. Tornando ai presenti, notiamo un poco perplesso il costruttore Di Tommaso. Nel corso del suo intervento, egli ha sottolineato che a suo giudizio assemblee trattative sono inutili quando non c'è nulla da dire. Certo, i padroni morranno davvero. Nell'aspettar che aspettiamo che muoiano loro. Pensa un po' quanto pesa morire nell'attesa, e per questo morire senza colpo ferire. Certo, i padroni vorranno che arma sottile, che abbiano trovato compagni per farli morire, e il sol dell'avvenire sarà più luminoso, perché morranno stanchi dopo tanto riposo. Piangerà certo Agnelli per la sua situazione, ci chiederà di far rivoluzione. Con lui la Confindustria, tremante di paura, noi non faremo nemmeno riforme di struttura. Certo, i padroni vorranno che arma sottile, abbiamo trovato compagni per farli morire, e l'attesa sarà più lunga certo, così che moriranno tutti d'infarto. Ma noi duri di pietra, in questa crudeltà, morite pur da soli, noi non avremo pietà. Ma noi duri di pietra, in questa crudeltà, morite pur da soli, noi non avremo pietà. Tra i mesi di marzo e aprile, mentre 1,5 milioni di lavoratori metalmeccanici decidono di intensificare la lotta per raggiungere l'accordo al tavolo delle trattative, la crisi che travaglia il paese si fa più acuta. La lira perde continuamente credibilità sul mercato internazionale, l'incapacità del governo di intervenire ne provoca la svendita sul mercato dei cambi. I prezzi si inflazionano con un tasso mai raggiunto prima, fino a raddoppiare rispetto al 1970. Gli investimenti continuano a restare bloccati e aumenta vertiginosamente la fuga di capitali all'estero.
Il Consiglio dei Ministri chiede con ostinazione il blocco della scala mobile dei salari, mentre il numero dei lavoratori occupati continua a diminuire. In questo clima si va alla conclusione dei contratti dei chimici e degli edili, aperti durante l'inverno insieme a quello dei metalmeccanici. Mi pare che noi abbiamo qui esposto, noi e voi, quali sono i motivi principali, i motivi anche che vengono da lontano, di quella che è la nostra impostazione, la rispettiva impostazione dei problemi. Esiste un documento vostro, che è la piattaforma presentataci oramai già da parecchio tempo, che riveste, che contiene quella che è una vostra impostazione politica volta alla conoscenza dei problemi e volta a poter intervenire in modo più efficace di quello che secondo voi attualmente è carente nella definizione di una quantità di problemi che hanno riferimento al mondo del lavoro, che hanno riferimento al mondo del paese in tutte le sue manifestazioni. Per le direzioni aziendali, ogni mezzo, ogni momento è buono per mettere a prova la capacità di tenuta dei lavoratori. Ci provano in particolar modo con le applicazioni dei contratti aziendali. E se di fronte a questo i lavoratori reagiscono, si può sempre dare la colpa alla conflittualità permanente. Qui alla Breda Siderurgica, che è un'azienda a partecipazione statale, ci hanno provato, applicando in modo unilaterale, un accordo aziendale sulla mobilità. Male che gli va, riescono sempre a disorientare un poco i lavoratori. Perché io pretendo, questi qui quando vanno là che accendono, pretendono che facciano come gli altri. Questo lo pretendo. Se no dico di no, però di no è difficile. Capito? Tanto, tu adesso pidi lui a Valletti, ma si dice al signor Caruso, questi due non si devono più spostare, e loro non si spostano più. Allora, sta qua una legge e un altro telefono, fra legge. Ma non è una legge. Ehi, qua, l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo fatto sciopero quando uno voleva un licenziato, te lo ricordi? Sì. Sciopero, adesso li licenziano così, chi li salva? Tu che ti hai delegato? Nessuno li salva. Il padre gli occorre anche a lui. Nessuno mi salva. Tu vai su e gli dici, no, tizio, caro San Florio, là non ci devono più andare, io ne rispondo. Loro non ci vengono più, ma pagano molto poco le chiacchiere, ma uno è slegato, cosa deve fare? No, ma anche quando ci vedono uno di loro, so, se vanno a carica a freddo, ci vedono loro i due ragazzi, chi ti ha mandato qua? Ci ha mandato il bianchino, l'ingegnere Carossi, vieni con me e vediamo un po' le cose non si mettono, porco Dio. Noi vi abbiamo esposto le nostre tesi, che partono anch'esse da lontano, nel senso che hanno un'impostazione di base, un'impostazione che riconosce essere questa un'epoca in cui non è più possibile progresso sociale, progresso civile, senza che le parti siano consenzienti su quello che è l'indirizzo. Con queste affermazioni però non si vuole ignorare che esiste una situazione in atto che è tutt'altro che favorevole allo stabilimento del consenso. Noi veniamo da un periodo di 6 o 7 anni di conflittualità che abbiamo descritto in vari modi, in modi alle volte accalorate, alle volte tranquille, ma che sempre danno la dimostrazione di come la situazione sia oramai arrivata ad un punto che deve necessariamente trovare una via d'uscita.
piacevole, perché quando un compito diventa difficile è certamente più spiacevole che ritrovarcelo facile. Se noi avessimo di fronte un periodo di materie prime e di energia a basso prezzo, probabilmente i limiti del nostro conflitto sarebbero diversi e forse non saremmo chiamati a risolvere un problema di importanza storica, qual è quello della necessità della fine della conflittualità. È una situazione non curiosa, ma è una situazione finale, nel senso che si tratta, che queste situazioni si verificano quando si è sbagliato tutto prima. Noi oggi parliamo di occupazione e l'occupazione è un effetto, è un effetto di amministrazione. Abbiamo un difetto di occupazione perché abbiamo amministrato male le cose. La trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici è alla stretta finale. Il governo Moro, già isolato per la sua incapacità di formulare proposte positive per arrestare il precipitare della crisi, perde la residua fiducia del Parlamento a causa della convergenza tra i voti democristiani e fascisti che bloccano la legge sull'aborto. Puntualmente riemerge la strategia della tensione con gli attentati alla Fiat di Torino e alla Motta di Milano. I lavoratori presidiano le fabbriche. Lo scioglimento del Parlamento e le elezioni anticipate sono ormai solo date da decidere. Che non vogliamo sfruttati, ne vogliamo sfruttatori, ci hanno detto quei signori che la loro è libertà, libertà d'essere padroni, di potersi derubare. Siamo tanti a lavorare, sono pochi a guadagnare. Avanti un popolo alla riscossa, bandiera rossa si innalzerà, bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa trionferà. Poiché noi vogliamo la terra che ci avete derubato e che per troppo vi abbiamo lasciato, ci gridate malfattori, ma le fabbriche potenti che vi abbiamo costruito, che ci hanno imprigionato, ora noi vogliamo guidare. Vogliamo le fabbriche, vogliamo la terra, e non più guerra, ma libertà, e non più guerra.